al via questo grande impegno che ci siamo presi 2 anni fa, una scommessa. Oggi è concreta questa scommessa, perciò anche una visione che si è concretizzata, una scommessa vinta da noi che abbiamo avuto l'idea, ma soprattutto dall'Ossola. Mondiale che torna in Italia dopo 12 anni di assenza, perciò un'Ossola unita con 3 vallate che saranno il centro delle gare, con Domo d'Ossola, il centro nevralgico di tutto, perciò un'Ossola intera che si è mossa verso il raggiungimento di un obiettivo. Siamo partiti col piede giusto perché è stata una festa con i bambini adesso, tra poco la sfilata e tutta la parte istituzionale. Sicuramente da partire col piede giusto. Il tempo dalla nostra parte è previsto 3 giorni di bellissimo tempo, perciò non c'è altro che andare sui campi di gara, seguire questi campioni provenienti, ricordano 35 nazioni, e divertirsi con lo sport che vive. Puoi dare anche qualche altro numero, ad esempio il numero dei volontari, degli atleti? Allora, atleti abbiamo, per quanto riguarda la gara team, perciò le nazionali accreditate, sono 250 atleti, e poi abbiamo oltre 250 atleti per le gare open, perciò abbiamo 500 persone che correranno e un esercito di volontari impegnati sui 3 giorni, sulle 3 gare sono 400 volontari. Massima attenzione alla sicurezza con dei piani sanitari ben calibrati per non tralasciare nulla per la sicurezza degli atleti. È possibile anche seguire gli atleti durante le loro performance, dove è possibile? Assolutamente sì, allora a partire da domani ad esempio per la gara vertical ci saranno gli impianti gratuiti di risalita, perciò chiunque può prendere gli impianti, salire all'arrivo posizionato al cima d'osso e seguire l'arrivo degli atleti. Per quanto riguarda poi la Sky Ultra, il Formante, la Sky Race a Bognanco, si può salire, ci sono sentieri per raggiungere le zone di gara, ma invitiamo anche a venire al traguardo. È bello anche dare il calore del pubblico all'arrivo a queste persone, perciò invitiamo proprio l'Ossola a dimostrare l'unità anche in questo. Tutti presenti all'arrivo dell'Alto Gomba la domenica, all'arrivo di Valdo Formazza di sabato.